Ciao ragazze, ben ritrovate nel canale. Questo sarà un video, come avete letto, dei preferiti del mese di aprile. Innanzitutto mi scuso veramente tanto perché questo video lo vedrete solo a metà mese, però credetemi, tra i tanti impegni che ho avuto, tra la preparazione della scuola di Roma, quella di Napoli, l'evento, a pranzo quasi non restavo mai per poter registrare, cioè non restavo mai a casa per registrare un video e quindi non ho avuto modo per poterlo registrare prima. Non mi piace mai fare un video dei preferiti del mese, casomai prima che finisca il mese, e quindi mano a mano si sono trascinati i giorni e solo oggi sono riuscita a registrarvelo. Spero non me ne vogliate, ma anzi, iniziamo subito perché ho tantissimi prodotti da mostrarvi e spero soprattutto che questo video vi tenga un po' compagnia. Vi faccia passare una decina di minuti un po' spassionati. Quindi iniziamo subito. Allora, prima di tutto, questo mese chi mi segue su Facebook e Instagram, anzi, vi ricordo anche di seguirmi lì se vi fa piacere. Partiamo dal viso. Ricapitolo. Per chi mi segue su Facebook e su Instagram, un mesetto e mezzo circa fa, anzi forse un paio di mesi fa, ho postato la foto del prodotto della linea di Lancôme Dream Tone nella versione numero 2, correttore antimacchie integrale. Devo dire la verità che un correttore per la pigmentazione dell'incarnato mi piace moltissimo. Sicuramente all'interno potrebbero esserci dei derivati siliconati, ma sono veramente impercettibili. Questo siero serve per dare luminosità al proprio incarnato, è un prodotto antimacchia specifico, va a correggere le discromie e ne va ad attenuare proprio la comparsa, nonché la macchia che già è esistente sul viso. Devo dire che avevo finito quello della linea di Prairie che avevate visto nei precedenti, in qualche video precedente, dei prodotti terminati, ma questo mi è piaciuto di gran lunga superiore. È ovvio che poi appena inizierò a prendere un po' di abbronzatura non lo utilizzerò più, unicamente perché quel poco di sole che spero di andare a prendere, questo lo va ad eliminare e quindi avendo questo effetto anche di levigare, quel poco di abbronzatura me lo toglie. Vedrò poi quale altro siero utilizzare, ma lo consiglio moltissimo. Ci sono varie, diciamo, numero uno, cioè varie colorazioni, il numero uno per una pelle chiara, il numero due per una pelle da normale a mista e il numero 3 per una pelle con un profilo di sicuramente pelle più grassa, ma allo stesso tempo anche una pelle più olivastra, una pelle un po' più doppia che ha bisogno di essere levigata e sicuramente resa più luminosa. Quindi lo consiglio tantissimo e tantissimi di voi me l'avevate richiesto. Cosa ne pensassi, come mi sembrava, che effetto mi dava sul viso? Devo dire che è promosso in pieno. Passato dal viso andiamo a corpo e capelli, che ho dei prodotti da mostrarveni, anzi diciamo parecchi prodotti. Allora, per i capelli sto utilizzando nel cambio di stagione la linea di Goldwell che era Silk, una linea che sicuramente sapete che per chi mi segue è una linea per parrucchieri, però allo stesso tempo è una linea molto particolare, un brand molto particolare che cura il capello nello specifico. Quindi per capelli secchi, capelli grassi, capelli che hanno bisogno di essere rigenerati nei cambi di stagione. Questa linea contiene cheratina e seta. Avvolge il capello rendendolo lucido, meno stressato anche nei cambi di stagione. E la particolarità non solo è la fragranza, perché è una fragranza molto molto delicata. Devo dire la verità, è un piacere. Poi è un po' lattiginosa con un velo di dorato all'interno, quindi illumina veramente tantissimo il capello. E la maschera invece non è la classica maschera di quelle che si presentano in vaso, quindi doppie che potrebbero appesantire i capelli. Io devo dirvi la verità, avevo pensato di tagliarmi i capelli sia per l'evento che anche ancora prima per il mio compleanno. Ma veramente sono successe tante di quelle cose, tante vicissitudini che non ho avuto neanche il tempo per andare dal parrucchiere. Quindi al massimo di farmi una piega, però solo il pensiero di pensare a un taglio scalato, non ho avuto neanche la testa e quindi questo ve lo dico perché molte volte quelli nel vaso, quando sono molto doppie di consistenza, appesantiscono i capelli. Io che li ho già veramente lunghissimi, sembravo praticamente che alcune maschere mi rendessero il capello modello.
ora riderete, ma lo dico stesso io, da Cugino It, quindi vedete quando uno mette i capelli, oppure di quella pubblicità, capelli bellissimi, non so se l'avete visto, sa, proprio anche su YouTube, il cane che muove i capelli, va bene, lasciamo stare, comunque mi dà quell'idea di capelli in questo modo. Questa invece, essendo più fluida, mi dà l'idea che nutre senza appesantire il capello. Ecco, vi ho spiegato per bene il concetto di questa maschera. Sempre 5-10 minuti e io lo alterno a dei balsami e nonostante faccia lo shampoo 2 volte a settimana mi trovo molto bene. Quindi consiglio questa linea che è un brand un po' più speciale. Per quanto riguarda la cura dei piedi, sapete che vi ho mostrato alcuni prodotti per i piedi, ma ultimamente ne sto utilizzando ancora degli altri per poterli provare. Siccome il cambio di stagione per il viso, corpo, capelli, piedi, gambe, tutto è deleterio, sia quando si passa dall'inverno all'estate, ma viceversa dal, diciamo, estate-autunno all'inverno, si ha, tra virgolette, un rigetto, vale a dire la pelle più mista diventa ancora più mista, la pelle più secca si asciuga ancora di più e così anche il corpo, quindi va curata secondo un'esigenza particolare. Io sto utilizzando questa combo di prodotti che adesso vi vado a mostrare proprio per la cura dei piedi. Prima di tutto faccio almeno una volta a settimana, una volta specifico per i piedi, lo scrub e sto utilizzando questi ai cristalli. Eccolo qui, della linea di OPI, cristalli naturali che vanno praticamente a esfoliare bene sia i talloni che in mezzo praticamente alle dita. La fragranza, devo dire che è una fragranza tipo di frutta, di cocktail di frutta, di agrumi e mi piace moltissimo. Lascia poi proprio il piede molto molto morbido. E la sera sto alternando a quella della linea di Clarence che mi è quasi finito, sempre il massaggio idratante agli estratti botanici della linea sempre di OPI, che è una linea proprio specifica per il pedicure. Quindi io in combo vado ad utilizzare questo scrub con questa crema che comunque vado a mettere tutte le sere. Però quando posso faccio dei pediluvi e oltre a mettere il sale, praticamente il sale grosso all'interno per drenare, per ritemprare anche, diciamo causticare volendo anche la zona dei piedi, aggiungo sia delle goccine proprio di questo prodotto del Fruit Passion, che è un prodotto che io avevo preso, mi sembra, ne avevo già vari e che uso nei cambi di stagione, che mi sono fatta venire da fuori. Poi vi lascerò tutti i link, perché questi qua avevo provato la linea quando qualche anno fa andai a Dubai e l'ho ritrovata poi su internet e quindi l'ho ripresa e devo dire che mi sono trovata benissimo. Quindi è proprio lenitivo queste 2 o 3 gocce che vado poi a miscelare con il pediluvio della linea di Atkinson. Questo pediluvio alle gemme di Magnolia, ragazze, che ha una fragranza spettacolare, bellissima. Mi dà l'idea che il piede è proprio fresco, riposato dopo una giornata che sono stata in piedi e che comunque, diciamo, anche col cambio di stagione, le gambe a me risentono moltissimo, quindi anche i piedi. Devo dire che questo combo di prodotti mi sta aiutando tantissimo. Poi vi ripeto, vi lascio il link, ma sono prodotti eccezionali, mi piacciono moltissimo e vi consiglio poi di utilizzarli. Comunque come prodotti sono tra i migliori. Per quanto riguarda sempre il corpo, invece, passando alla restante, diciamo, zona sud del corpo, sto amando moltissimo questa linea di Jo Malone. Ve l'avevo mostrata quando sono stata a Roma per andare a scegliere la location per la scuola di Roma. Jo Malone è la linea Pomegranate Noir e questo è il bagno schiuma e la crema per il corpo. Ho preso anche la fragranza, devo dire che già con la candela accesa si percepiva questo aroma che non andava dissolvendosi, ma che comunque sprigionava questa fragranza di chicchi di melograno, di ribes neri, una fragranza molto speziata. E così ho pensato, quando sono stata a Roma, sapevo che mi avevano indicato che c'era proprio il negozio di Jo Malone, sono andata e mi sono fatta spruzzare un pochettino la fragranza, ho fatto poi un giro, mi è piaciuta davvero tanto e ho preso la piccolina col bagno schiuma e la crema. E posso garantirvi che già stesso il bagno schiuma e già stesso la crema persistono anche fino al giorno dopo, ma poi nei vestiti, sulla pelle, è una linea molto
molto molto bella, avvolgente, sensuale, sicuramente anche un po' più costosa, ma sono fragranze di nicchia. La crema si presenta praticamente sotto una forma di crema fluida, però quando la vado a stendere sembra un po' dura, non mi dà l'idea perfettamente di una crema molto morbida, però sicuramente la fragranza supera molto molto di più proprio questa consistenza, che quando si va a stendere non è eccessivamente morbida, ma mi piace davvero davvero tantissimo. Vi invito ad andarle a provare perché sono fragranze molto particolari. E sempre poi, passando dal corpo, vi parlo di prodotti make up che in questo periodo mi sono piaciuti tantissimo. Sapete che vi ho fatto una review sul Perfection Velvet Lumiere della linea di Chanel, non mi dilungo, è un fondotinta eccezionale, lo sto consigliando, sto andando a truccare con questo fondotinta, sta piacendo moltissimo, la resa è eccezionale, quindi non mi dilungo ulteriormente, vi lascerò il link del video e vi farò appresto anche la review della Jolie della Terracotta di Guerlain nella colorazione Light, mi piace tantissimo. La consistenza è sicuramente di una crema colorata, una punta più doppia, però ha il fattore di protezione 20, quindi protegge da quelli che sono gli agenti atmosferici, l'invecchiamento cutaneo, macchie e quant'altro. E la particolarità di questa crema colorata è la luminosità estrema che sviluppa sull'incarnato, dando all'incarnato. Mi piace tantissimo. Poi vi farò la review perché me l'avevate richiesto. Anzi, fatemi sapere se e quali video vorreste vedere e quale review vorreste che io facessi per voi. Come mascara, al momento uno dei miei preferiti in assoluto è Push Up della linea di Elena Rubinstein, mi piace moltissimo, eccolo qui. Bisogna ovviamente pulirli come sempre tutti quanti, perché questo è un mascara molto molto denso, molto pieno, però lavorato mi piace tantissimo perché ha un effetto veramente super riempito, super volumizzato, quindi riempie veramente dalla rima ciliare, quindi dall'attaccatura delle ciglia fin sopra la punta, non fa grumi assolutamente e io vado a pettinarle sia prima che dopo le ciglia, quindi non mi dà questo effetto neanche di pesantezza. Consiglio di provare questi di Rubinstein perché sono veramente ottimi e rispetto anche ad alcuni che sicuramente costano di più, fanno la differenza, mi piacciono moltissimo. E per stendere poi fondotinta sto amando moltissimo la Beauty Blender, eccola qui, me l'ha regalata Pami e mi sono trovata veramente benissimo. Io l'avevo anche in altri colori, l'ho presa anche della linea Velvet, diciamo della linea Orchid, Radiant Orchid, perché ovviamente è il colore dell'anno e mi ci trovo veramente benissimo, quindi sono morbide, riescono a stendere perfettamente il fondotinta, si riescono a modulare, se si inumidiscono si ingrandiscono, devo dire che mi piace moltissimo, quindi ho avuto veramente occasione in questi 2-3 mesi di provarla bene e quindi di vedere la differenza anche rispetto ad alcune spugne, non tanto il lattice perché io le preferisco le spugne il lattice, ma quelle spugne che dopo anche già un paio di applicazioni si sgretolano, non mi piacciono proprio perché molte volte, ragazze, il prezzo non vuol dire che sia di buona qualità, cioè vale a dire sia quelle che costano di più sia quelle che costano di meno, però quando dei prodotti costano veramente poco non è detto che siano veramente validi e lo stesso discorso si può fare per quelli che costano di più, quindi io ho trovato che certe spugnette nonostante costassero poco si sbriciolavano e il fondotinta veniva anche un po' macchiato, quindi leggermente a chiazze, non mi sono piaciute proprio, quindi io preferisco sempre consigliare quelle in lattice o una spugna molto molto morbida, ma non quelle che poi dopo un po' si sgretolano. Per pulire i pennelli sto amando moltissimo questo della linea di Da Vinci, mi piace tantissimo, pulisce perfettamente i pennelli, sapete che io alla scuola li devo lavare tutte le settimane, a parte i miei, però devo provarli sempre di tutti i tipi, di tutte le aziende, di tutte le marche, mi piace provare, fare la differenza, vedere quale veramente ne vale l'uno piuttosto che l'altro, perché uno costa di più che cosa fa rispetto a uno che costa di meno, qual è il suo utilizzo, e questo devo dire che al momento resta uno dei miei preferiti in assoluto, che vi vado a consigliare, sicuramente è un po' più caro, e vi dirò di più che di questo brand fanno anche i pennelli, ho deciso di provarli e poi di farvi una review, poi vi racconterò.
Per finire, devo dire che in questo periodo avete visto che ho messo delle foto di libri, ma quello del periodo che ho iniziato a leggere, che in alcuni momenti ho letto di più, in alcuni momenti di meno, è questo che io veramente vi consiglio a chi ama leggere, La verità sul caso Henrik Ebert. Questo scrittore Joël Dicker, penso sia finlandese, comunque mi sembra, diciamo sì, finlandese o vabbè, comunque di quei luoghi lì, ecco, scrive veramente benissimo, ti fa entrare nella storia, da un momento all'altro, quando pensi di aver capito, ti spiazza e ricomincia un nuovo filone, senza farti accorgere di nulla, ma portandoti e trascinandoti tra, le varie storie. Quindi devo dire che mi sta intrigando moltissimo. La sera ho, purtroppo in quest'ultimo periodo, talmente un po', la sera quando vado a dormire ho un po' di ansia, non riesco a riposare bene. E devo dire che la verità che leggo. Quindi, questo mi è piaciuto e mi sta piacendo tantissimo e ve lo consiglio. In più, un prodotto che ovviamente si mangia e mi potrete aiutare tantissimo anche dandomi i vostri consigli, sto amando tantissimo il miele. Eccolo qui, questo vabbè è di Ambrosoli, quindi uno semplice che io prendo quando vado a fare la spesa da Superò, e mi piace perché lo metto un po' nel latte la sera, qualche volta capita anche un cucchiaino così per addolcirmi, la mattina se alterno la marmellata con solo il miele, e devo dire mi piace moltissimo. Quindi fatemi sapere se anche voi mi potete consigliare determinati tipi di miele, so che ne esistono tanti, io sono sempre un po' restia perché sono un po' abitudinaria, però mi piace cambiare e quando vengo poi consigliata, li ascolto sempre i consigli, li leggo e anzi una volta vi farò un video proprio sui vostri prodotti che mi avete consigliato, fatemi sapere se questa sorta di video vi piace. Io spero di avervi tenuto compagnia, ringrazio veramente a voi tutte per aver guardato fino ad ora il video, ringrazio tantissimi di voi che si sono iscritti al canale, che questa è una cosa che mi fa estremamente piacere e spero che vi abbia incuriosito con questi prodotti e aspetto di sapere nei commenti quali sono stati i vostri preferiti del mese e soprattutto come sempre quali mi consigliate. Grazie sempre di tutto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!